L'Italia ha dimostrato ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la sua capacità di essere all'altezza e di organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza. Deve essere motivo d'orgoglio per tutto il popolo italiano. Noi spesso, diciamo così, ci dimentichiamo di ciò di cui siamo capaci, ma oggi è giusto sottolinearlo perché credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti. Il vertice dei leader si è concluso ieri, come sapete, con l'adozione formale di una dichiarazione finale che era già stata definita il giorno prima, e mi piace sottolinearlo perché non accade spesso e credo sia un elemento che dimostra l'unità di intenti del G7. La dichiarazione finale è un documento estremamente ampio, estremamente significativo, contiene molti impegni su altrettante sfide globali che siamo chiamati ad assumerci in questo tempo difficile. Si tratta di impegni concreti che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, chiaramente anche per il nostro futuro, e io credo fosse fondamentale ribadire ancora una volta la nostra compattezza di fronte a queste sfide, quindi chiaramente un ringraziamento va anche a tutti i miei colleghi, quindi Joe, Emmanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles, alle loro squadre, ai loro Sherpa, per il contributo positivo, fondamentale che hanno dato alla riuscita di questo vertice. E ovviamente ringrazio anche i tanti leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato ieri alla sessione Outreach, una delle più nutrite, delle più rappresentative di sempre, che credo abbiano reso questo vertice ancora più significativo. Noi abbiamo ospitato i vertici di ONU, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Banca Africana di Sviluppo, OCSE, oltre ovviamente ai presidenti Zelensky, che come sapete ha preso parte durante la prima giornata alla sessione speciale sull'Ucraina, ma sono intervenuti anche il leader del Brasile, che è anche presidente di turno del G20, dell'India, il presidente di turno dell'Unione Africana, quindi la Mauritania, diverse nazioni africane e del Mediterraneo, Algeria, Giordania, Kenya, Tunisia e Turchia, il Golfo con gli Emirati Arabi Uniti. E credo che questo fosse un altro segnale molto importante da dare, cioè che il G7 non vuole essere, come abbiamo detto ieri durante la sessione Outreach, una fortezza chiusa, ma non è, diciamo, una realtà che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno.